Eccoci qua, questa sera parliamo di un'altra menzogna importante che sicuramente sin da piccolo ti ha condizionato. O ti ha condizionato a non far nulla, o ti ha condizionato a fare meno con l'alibi di dire non ho questa cosa per arrivare al successo. Sì, questa sera parliamo di talento. Prima di iniziare, come sempre, come ovviamente hai capito, è importante, condividi questa diretta per fare in modo che tante più persone in Italia possano ricevere informazioni diverse oltre quelle che comunica il mainstream. E poi, se, come altri scrivono, Leonardo, non ricevo le notifiche delle dirette, se non ti arrivano le notifiche delle dirette o perché arrivi dopo o perché proprio nella home non le trovi, è molto semplice risolvere questo problema. Quando metti il like in alto sulla pagina, non perché io voglia collezionare like, tanto non vanno più di moda, più che altro non ci guadagni, ma la cosa che aiuta però ad avere comunque le persone, ad informare le persone, è proprio il segui, cliccando segui e impostando per primi, in mezzo all'oceano di informazioni e di notifiche arriverà la notifica che io sono andato in diretta o che ho pubblicato un post. Ovviamente se i miei post ti interessano e se le mie dirette ti interessano, vedrai che se stai con me questa sera durante il video ti rivelerò qualcosa riguardo il talento che forse qualcosa sapevi o forse hai completamente ignorato, ma è utile per te, perché ognuno di noi vuole raggiungere degli obiettivi importanti nella vita, ma non solo a livello economico, a livello familiare, a livello personale, con la famiglia, con i figli, far crescere bene dei figli, magari saper parlare con più persone, sentirsi in grado di poter parlare, diciamo, tra virgolette, in pubblico, fare una riunione senza avere l'imbarazzo del parlare davanti agli altri, insomma, tante piccole cose che possono essere così piccole, quasi invisibili, che poi ti portano ad un obiettivo molto più importante, che è quello della soddisfazione personale. Quindi prima di iniziare condividi questa diretta e facciamo fare il giro in Italia di queste informazioni. Basta menzogne, ci stanno tenendo in una scatola, io ne ho piene queste scatole e penso che tutti quanti devono alzare un pochino la testa. Poi c'è la libertà di scegliere e dire no, guarda Leonardo, voglio continuare a fare le cose che ho fatto per questi ultimi 20 anni, 10 anni, 30 anni, io mi trovo bene, non mi interessa quello che sta accadendo in Italia, non mi interessa quello che accadrà nel futuro. Benissimo, ma dobbiamo dare la possibilità alle persone di almeno sapere che c'è dell'altro oltre questa scatola che ci circonda. Perché? Perché non siamo solo io e te, non sei solo con la tua famiglia, c'è un insieme di persone che oggi si sta svegliando e probabilmente, anche se può sembrare per alcuni incredibile, per altri è inevitabile cambiare, migliorare. Noi possiamo impattare violentemente anche su un tessuto sociale, possiamo mandare più forte il nostro paese, paese proprio il paesino, la città, la regione, la nazione, perché da chi è fatta l'Italia? È fatta da me, da te, da tante altre persone. E anche se tu pensi di essere uno, dici, sai Leonardo, io ho un bar, ho lavoro in un bar, quanto posso impattare con questa società? Puoi impattare tantissimo, perché sei osservato da tante persone anche se non te ne rendi conto. Molte persone ti guardano, guardano se ti ingrassi, guardano se dimagrisci, guardano se cambi auto, guardano se sei fidanzato, se sei fidanzata, se sei solo, se sei sposato, se fai figli, se vai in vacanza, se non vai. Perché guardano? Al di là degli invidiosi. Perché guardano? Perché gli esseri umani hanno un istinto interno all'evoluzione, a migliorare, al crescere, ma come lo fanno? Cioè per trovare la via per farlo hanno due strade, solo, non ce l'hanno 100, due strade. Esperienze dirette, quindi quando uno fa qualcosa impara e quindi non tutti, bisogna avere il coraggio e la voglia di accettare i propri errori per imparare, no? Se uno non raggiunge un obiettivo. Quindi la prima strada è l'esperienza personale, la seconda strada è quella dell'esperienza degli altri, ovvero l'essere umano, così come le scimmie e soprattutto gli animali da branco, si muovono per imitazione, cioè noi costantemente imitiamo l'un l'altro. La famosa riprova sociale, no? Per noi conta tantissimo, non per tutti, ci sono alcuni, magari una nicchia, che evita proprio quello che fa la massa, però diciamo, sui grandi numeri, noi tutti in un'area o in un'altra o in qualcosina comunque andiamo a vedere la riprova sociale per diversi motivi. Non voglio fare un trattato di psicologia, sia per sicurezza, perché se qualcuno mangia quel frutto e non muore, lo posso mangiare anch'io, ma anche perché se vedo qualcuno che va in una direzione, io lo seguo.
Perché probabilmente se ci va più di uno vuol dire che quella è la direzione giusta e questo è un po' quello che di solito facciamo. Purtroppo però qual è il problema? È che il gregge, cioè la massa, va in una direzione che non è una direzione. L'80-90% delle persone gira random, si sveglia la mattina, fa quello che deve fare, poi va a dormire, poi dice ok, che faccio domani? E allora questa sera ritengo questa diretta molto importante perché andiamo a parlare del talento. Molte persone rimangono nel gregge e non si staccano e non prendono delle decisioni perché sentono di non essere all'altezza, sentono di non avere il talento. E allora condividi adesso questa diretta per mandare questo messaggio più lontano possibile, più lontano sempre sotto gli occhi di quelli che sono un po' più attenti, che oltre i gattini che giocano, oltre la cosa politica, oltre altri post in generale, riesce a capire che quello che sto dicendo può essere realmente d'aiuto. Perché se le persone non sentono di essere all'altezza di parlare col proprio capo, di tenere uno speech, un discorso davanti ad altre persone, di poter fare una telefonata di vendita, di poter mandare una serie di curriculum per trovare un nuovo posto di lavoro e quindi migliorare la propria situazione economica, e non lo fa magari per paura di trovarsi senza lavoro, se magari non si mette in proprio perché non si sente all'altezza di poter gestire un'attività, gestire altre persone, gestire il denaro. Ecco, tutto questo inconsciamente, anche se non ci ragioniamo, parte da un presupposto. Il non sentirsi all'altezza ci fa sentire deficienti di talento. Deficienti non è una parolaccia, deficere, deficere di talento. E questo è il più grande danno, uno dei più grandi danni che ci hanno fatto quando eravamo piccoli. Perché quando eravamo piccoli ci hanno fatto credere che ci sono quelli che nascono forti in matematica, quelli che nascono forti in storia e quelli che nascono con un grande talento con l'italiano. Non è vero. Ci possono essere delle attitudini. Ci possono essere delle facilità, quindi qualcuno gli resta più facile farsi scivolare la palla tra le gambe, tra i piedi. Io ci cado sopra, per esempio, sulla palla, non è una cosa che mi piace, quindi non mi sono mai messo lì a lavorarci su. Ci sono persone che credono di non essere brave in matematica e quindi io non sono bravo in matematica, non so gestire un'attività, quindi non so gestire una cosa con i numeri. Ma che cazzo c'entra, ragazzi? Sono cose totalmente diverse. E perché? Abbiamo accettato questo assoluto dove se hai talento puoi fare un qualcosa, se non ce l'hai stai a casa. I più grandi campioni, quelli che tu conosci, i più grandi campioni, tutti i campioni che tu conosci, dimmi qualche nome, scrivimi qualche nome, quali sono i campioni che conosci? Campioni dell'atletica, che ne so, campioni del golf, Tiger Woods, dell'atletica, io mi ricordo Pietro Mennea che ho conosciuto personalmente. Chi vogliamo citare? Qualcuno del calcio? Leo Messi, Cristiano Ronaldo. E quindi secondo te, faccio la domanda a te, tutte queste persone qua sono persone che sono nate con un talento? Cioè gli è cascata la palla, se parliamo di Ronaldo, in mezzo ai piedi e sono riuscite a diventare questi fenomeni da spostare milioni di euro e milioni di persone? Guarda, proprio su. Ti voglio raccontare questa cosa magari che non sai, su Cristiano Ronaldo, perché Ronaldo è per tutti, anche per chi non è appassionato di calcio come me, Cristiano Ronaldo è una celebrità, oltre ad essere veramente uno dei più pagati al mondo, come si dice per il suo talento. Adesso ti dimostro da quella che è stata la dichiarazione di Carlo Ancelotti, che penso che tu conosca, perché comunque è uno che di campioni ne ha allenati parecchi. Ecco la sua dichiarazione riguardo Cristiano Ronaldo. Ha detto che non ha mai visto nessuno allenarsi quanto lui. James Rodriguez, tra i migliori giocatori del mondiale di calcio in Brasile, la scorsa estate, dopo essere stato acquistato dal Real Madrid, ha dichiarato: "Volevo arrivare al campo con grande anticipo per fare bella figura con Ancelotti, l'insegnante. Quando sono arrivato, Cristiano Ronaldo era già lì." Allora, questo che ti fa capire? E poi stiamo parlando del Cristiano Ronaldo di oggi, che potrebbe veramente mettersi sul divano e fare lo stretto e dispensabile, il minimo. Ci sono tanti giocatori di Serie A. Io non sono appassionato di calcio, ma seguo anche perché ho avuto relazioni con alcuni calciatori per altre cose, più finanziarie. Allora ti dico, lo sai che ci sono molti calciatori che fanno il minimo indispensabile, che si allenano il minimo indispensabile, molto spesso non si attengono nemmeno al minimo che devono fare? Ecco, sono quelli che poi in campo non fanno un cazzo. Sono quelli che segnano meno degli altri, sono quelli che magari hanno
fatto qualcosa di buono e poi tu ti aspetti da loro una grande prestazione e poi non fanno nulla. Perché? Perché si sono messi seduti. Magari hanno fatto una grande crescita, hanno spinto perché volevano sfondare e quando poi sono arrivati allo champagne hanno iniziato a bere, per modo di dire, o comunque anche a bere, e hanno iniziato a mollare gli allenamenti. Cristiano Ronaldo non l'ha fatto, così come non l'ha fatto Leo Messi. Se tu segui Cristiano Ronaldo e lo segui anche sulla sua pagina Instagram, lui ti fa vedere, ti dimostra, oltre a sfoggiare le macchine, a far vedere la mega villa, lui comunque si allena anche a casa, lui per gioco si allena, lui racconta, se ascolti la storia di Cristiano Ronaldo, è proprio quella di uno che ti dice: io non avevo nulla e avevo un pallone quando ero piccolo, e il mio primo gioco, avevo tre giochi praticamente, il mio primo gioco era il pallone, il secondo gioco era il pallone e il terzo gioco era il pallone. Che cosa ti fa capire? Ti fa capire che si è allenato, che ha mangiato, ha dormito sul pallone. E allora sicuramente aveva un'attitudine, gli piaceva, perché se no non l'avrebbe fatto, ragazzi. Come quelli della matematica, no? Dici: sai perché sei forte in matematica, ti riesce? Perché magari gli piaceva, ma sei impegnato. Uno che gli piace la matematica, se un problema non torna, sta lì 2 ore, 3 ore, il problema lo fa tornare. Mi segui come passaggio? Ti è mai successo nella vita? Ci hai fatto caso che quando ti sei impuntato, ti sei impuntata su qualcosa, hai portato un risultato a casa? E allora il talento che cos'è? Che cos'è il talento? Chi è il campione, secondo te? Il campione di talento? O il campione è un campione di impegno? Perché il talento, come ti ho detto, può essere un'attitudine che ti fa bruciare alcuni passaggi. Si intende proprio l'inizio, la parte propedeutica. Se tu sei portato per un qualcosa, magari ti riesce più facile. Ma poi ti fermi al palo. Se prendi uno che si allena tanto, ti fa un culo così. Pietro Mennea, oltre a averlo scritto nel libro, ogni volta che lo intervistavano, lui parlava di questo. E quello che mi è rimasto impresso era questo: io correvo con gente alta 20-30 cm più alta di me. Quindi, visto che nella corsa avere una persona molto più alta di te significa avere a fianco a te persone che hanno le gambe molto più lunghe, come correre con una macchina di quarta quando quello a fianco a te ha la quinta? Cioè tu fai il doppio dei giri per fare la stessa strada e stare a paro a lui. Quindi quante falcate in più devi fare, quanta fatica in più devi fare, quanto il tuo cuore deve sopportare di più di un americano che magari ha una falcata di 20-30 cm più lunga della tua. E lui è riuscito a batterli. E alla domanda del giornalista: ma come ha fatto Pietro a vincere con dei colossi così, con delle bestie così, con dei talenti così? Lui ha risposto molto semplice: quando gli altri vincevano, andavano a bere e a festeggiare. E io perdevo e mi andavo a allenare. Quando gli altri perdevano, loro andavano a bere per dimenticare. E io avevo vinto e invece di andare a festeggiare, andavo a correre ad allenarmi. Questo era Pietro Mennea. Quindi quando qualcuno ti parla di talento: ah, ma tu sei bravo a parlare, Leonardo, ma tu sei bravo a parlare in pubblico, ma a te la parlantina ti viene facile. Ma ti credo, sto sempre a parlare. Da quando ho 15 anni che devo parlare per vendermi. A 15 anni ho smesso di studiare per riparare gli scooters e quindi dovevo andarmi a vendere le officine, perché collaboravo con diverse officine. Perché? Perché magari mi intendevo di alcuni motori scooters, perché ero appassionato del motorino che avevo, me l'ero smontato, rimontato, smontato, rimontato, smontato, rimontato, perché mio padre aveva un'officina, un altro tipo di officina. Mio padre aveva l'officina di carburatorista, si chiama, dove riparava i carburatori delle macchine. Oggi non ci sono più, diciamo, nelle macchine. E quindi io mi sono fatto venire un talento a riparare quegli scooter e quindi mi sono anche dovuto imparare a parlare. Perché se tu vuoi aprire una collaborazione con qualcuno, al di là di vendere la tua prestazione, devi vendere te stesso. E quindi è una cosa che devi imparare a fare. In America, per esempio, questa cosa qui la fanno fare a scuola. Cioè ti fanno fare proprio tutte le settimane almeno un'ora di speech, di discorso. Perché? Perché è importante poter parlare, è importante potersi relazionare anche a più persone, è importante poter portare fuori il mondo che hai dentro. Altrimenti che fai? Come fanno le persone a sapere che sei bello, bravo, capace? Devi portarlo fuori. È il marketing comunque fare un discorso, no? E iniziare a capire come si fa marketing con se stessi. Ovviamente marketing in America, marketing e vendita è collegato, qui in Italia li separiamo, ma dove inizia il marketing si sa, ma dove finisce il marketing e inizia la vendita non si sa, perché non c'è una separazione. Gli uffici in America sono sales e marketing. Quindi fino ad oggi, se ti hanno o ti sei voluto convincere
che non hai potuto aprire un'azienda, che non hai potuto, che ne so, insegnare agli altri qualcosa, che non hai potuto, che ne so, fare qualcosa di grande o quello che ti piace. Se non l'hai fatto, probabilmente, fatti questa domanda, è perché ti sei convinto di non essere all'altezza. Ti sei convinto che non hai quel talento che aveva quel tuo amico, che non hai quel talento che ha Leonardo nel parlare. Non è vero un cazzo. Quando io 2 anni fa ho iniziato, anzi ho deciso di fare video, 2 anni e mezzo fa ho iniziato a fare video per poi poter portare la mia esperienza agli altri, quindi entrare nel mondo della formazione, le persone vicine a me che già mi conoscevano, sia come imprenditore ma anche come formatore nella parte business, perché poi ho fatto quello, aiutare gli imprenditori, le persone vicine a me, anche un socio mio, mi disse: Leonardo, ma dai, non è una roba per te questa qua, tu sei un imprenditore, non sei un formatore. E questa è una di quelle mine che ti mettono addosso per far saltare in aria quell'entusiasmo, quella voglia, quell'ambizione che ognuno ha di migliorare se stesso, di cambiare, di crescere. Per fortuna ero già per strada o comunque sul marciapiede da un po' di tempo, sono riuscito a farmi scivolare addosso quella che per me non era una cosa che volevo sentire, perché ho detto: se è vero che non posso farlo, dovranno parlare i miei risultati, anzi i miei non risultati. E quindi che cosa ho fatto? Una persona ha creduto in me, che mi ha detto: Leonardo, ma cazzo, ma tu sì, ma tu sei la soluzione. L'altro ti diceva che è pieno di formatori, è vero, però gli altri non sono imprenditori, tu sei un imprenditore, puoi portare un'informazione diversa e quindi sei diverso dagli altri e puoi essere riconosciuto e puoi piacere perché sei diverso dagli altri, ma soprattutto puoi servire perché sei diverso dagli altri. Quindi quello che poteva sembrare un elemento magari di debolezza, invece realmente per me e per quella persona vicino a me era un elemento di forza, differenziante rispetto agli altri. E tu ti sei mai chiesto quante cose hai dentro da poter tirare fuori che fino adesso non hai tirato fuori? E oggi, con tutte le menzogne che ci stanno raccontando, con il terrore che ci stanno incolcando nella mente, tu sei costretto a vivere in una scatola, a vivere in una vita che probabilmente senti di non meritare, senti di star stretta. E allora, come succedeva a me nel passato, torni a casa, senti un po' la pancia che fa male, a volte non vai al bagno bene, a volte senti, hai un senso di irrequietezza nel letto, non riesci a dormire, o ti svegli la mattina e ti senti veramente giù, che non ti va di fare quella cosa piuttosto che l'altra. Questo è un grosso campanello, il campanello che veramente la tua vita ti sta stretta, ma non perché non è una buona vita, è andata bene fino ad oggi, perché tu stai crescendo, devi cambiare guscio, come fanno i paguro, come fanno le aragoste, come fanno tutti i crostacei, sentono che stanno crescendo, si nascondono sotto uno scoglio per proteggersi dai predatori e lasciano andare quella parte che sta stretta, quella parte che non gli appartiene più, che è servita a fare quel pezzo di strada, ma poi deve andar via. Mentre oggi cosa succede? Oggi cosa succede? Che se senti un fastidio, se senti un po' d'ansia, se senti un po' d'agitazione, se ti senti un po' giù, che arriva lo psichiatra o lo psicologo e ti dice: ok, prendi 2 goccine di questo, oppure sai che c'è, mi faccio una bella Ceres. Stasera mi faccio una bella Ceres, così mi rilasso, non penso a niente. Ma non va bene. Non va bene questo. Perché tu il talento ce l'hai, ce n'hai tanti. Hai tutti i talenti che vuoi. Hai mai visto i monaci, i Shaolin? Quando qualcuno guarda uno Shaolin, ti voglio parlare anche di questo. Quando qualcuno guarda uno Shaolin, cosa dice? Minchia! Ragazzo, quel bambino, 15 anni, quel ragazzino, 14 anni, sforbiciate in aria, spaccate, cose impressionanti, capriole. Dici: cazzo, questo è un extraterrestre. Dici: mamma mia, ma da che donna è nata? È bionico, cioè sarà la genetica? Assolutamente no, quelli sono bambini che prima di iniziare a camminare già i genitori gli fanno fare le capriole, come tutti i circensi. È un'elite a parte, perché? Perché proprio nella loro dinastia sin da piccoli si allenano. Ma questo era anche, ed era anche nel nostro sangue. All'epoca, quando si combatteva, quando c'erano i feudi, quando c'erano, stiamo parlando di centinaia di anni fa, sin da piccoli i bambini venivano addestrati, nel gioco li facevano combattere. È così che si creavano i grandi guerrieri, ma non è che nascevano guerrieri, ragazzi. Oggi il problema è che se dai una spada a qualcuno, se la tira su un piede, si buca un piede. Ma perché? Perché siamo disabituati a muovere il corpo, ad allenarci, a faticare. Oggi neanche il primo piano facciamo di scale, chiamiamo l'ascensore. È normale che le capriole non le facciamo, ma io sono sicuro
che sei una persona che sei almeno mossa, ovviamente se lo fai a 70 anni è troppo tardi, ma anche a 30, 40 anni, se tu ti metti a fare una scuola di breakdance, diventi un ballerino, ci metti un po' di più perché devi riabituare 20 anni di stasi. Se inizi a 5-6 anni è molto meglio, ma ci riesci a ballare bene, ci riesci a scioglierti tutto, ci riesci, come ci riesci a fare flip avanti, flick indietro, ci riesci, puoi fare salti avanti, mortali, impari tutto quello che vuoi, quindi il talento è dentro ognuno di noi, dobbiamo solo essere pronti e avere voglia di tirarlo fuori, perché il talento ha un prezzo da pagare, ovvero l'impegno. Quindi se tante cose non ti interessano, bene, se ce n'è una per te importante, che magari è quella di portare l'asticella più in alto a livello economico per dare una maggiore sicurezza a te e alla tua famiglia, ecco, quel talento, il talento di fare affari, il talento di saper riconoscere un'azienda, un settore che funziona oppure no, è semplicemente l'impegno. Conoscere le informazioni che ci sono nel mercato, quelle giuste, non quelle riportate da un libro o da qualcuno che business non l'ha mai fatto, se non quello del marketing o quello di scrivere libri. Tu devi ascoltare chi si è impegnato, devi ascoltare chi ha ricevuto medaglie, chi ha guadagnato quel denaro che tu vorresti guadagnare. Perché? Perché realmente tutte le persone che incontri hanno, come dicevo a te, hanno un talento all'interno, ma la stragrande maggioranza delle persone quel talento non l'ha tirato fuori. Credimi, siamo pochissimi a tirar fuori il talento, perché ripeto, il talento ha un prezzo da pagare. Quindi il consiglio che ti voglio dare con la menzogna di questa sera, che ti sto trasferendo, è quello di dire a te stesso qual è la cosa che mi piacerebbe fare o che vorrei ottenere. Prendi un fogliettino, basta un fogliettino, scrivila, perché quello deve essere il tuo obiettivo, proprio come il centro quando si fa il tiro con le freccette. Voglio parlare in pubblico, voglio fare il formatore, voglio diventare un networker di successo, voglio essere un bravo marketer, voglio essere un venditore, voglio comprarmi un ristorante, non lo so, ci sarà qualcosa che ti motiva? Deve essere un qualcosa che ti attrae, ovviamente un qualcosa che ti attrae che il mercato ama, perché se tu hai la voglia di diventare famoso con il lancio della freccetta, se il mercato non vuole quello, non ha bisogno di quello, puoi farlo diventare il tuo sport, puoi farlo diventare il tuo hobby. Ma se vuoi che ci sia un ritorno di denaro, visto che qualcuno ti deve pagare, prima di ricevere il denaro tu devi dare qualcosa a qualcuno. E qualcosa a qualcuno la puoi dare se quello ha bisogno di qualcosa, perché se quello non ha bisogno di niente, che cosa gli dai? Se quello non ti chiede niente, hai voglia di star lì a fare gli sconti, a fare campagne marketing, quello il tuo prodotto non lo vuole. E allora lì nasce poi l'indagine di marketing. Quindi quelli che tu pensi siano i talenti nel mercato, oh, quell'agente immobiliare è bravissimo, io sto pagando alcuni agenti immobiliari che lavorano da poco con me 6.000 in un mese, ce n'è uno che ha preso 4.500 in un mese e 5.800 in un altro mese, cioè roba, lavorano, non erano agenti immobiliari, uno l'ho conosciuto tramite Instagram, lavora da un anno con me, ma realmente i primi mesi sono stati i primi mesi di formazione, di affiancamento, di esperienza, realmente lui sta sul pezzo da 6-7 mesi, in 6-7 mesi, ma qual è il lavoro che ti permette di portarti a casa 5.000 euro, ragazzi? Ma siamo onesti, un direttore di banca che per entrarci devi farti un culo così, studiare un sacco e devi essere anche un pizzico, o appoggiato politicamente o fortunato, chi è e quanto guadagna? 2.500, 2.700, forse 3.000. Oggi poi col rischio che ti danno un calcio in culo e ti mandano via. Quindi oggi, ragazzi, il talento esiste nella misura in cui lo vuoi far uscire da te. Cioè, qual è il talento che serve a te per raggiungere quello che ti interessa avere o quello che ti interessa essere? Quello sarà il tuo talento, ma vedrai che il tuo talento arriverà quando avrai, uno, il coraggio di accettare di essere all'altezza di poterlo avere, due, quando avrai la volontà di farlo uscire, perché ha un prezzo da pagare, e se vuoi, tre, la cosa bella, e questo è un plus, come ti dico quando spesso ti raccomando di condividere la diretta, quando questo talento lo condividerai con gli altri, perché di solito oggi, soprattutto in questo momento storico, come sto facendo io con te, senti i fuochi d'artificio, in questo momento storico, come sto facendo con te, ciò che premia di più è fare gruppo, si vince insieme. Quindi se vuoi fare il calciatore forte e farti vedere dalla tua squadra, è vero che ti serve prendere il pallone tra i piedi e far vedere che segni, ma ricordati che se non giochi come dice l'allenatore, quindi non fai un gioco di squadra, allora non sarai un campione.
Sarai uno che è bravo quando ha la palla in mezzo ai piedi, ma non sarai scelto dalla squadra e non sarai pagato per fare il lavoro da capocannoniere come vorresti fare. Quindi oggi, se vuoi raggiungere il tuo successo e tirar fuori il tuo talento, non devi far altro che accettarlo, sceglierlo e fare in modo che tu possa avere costantemente, perché non basta un giorno, la voglia di impegnarti per farlo vedere anche agli altri. Allora, quando sarai un campione d'impegno, si renderanno anche gli altri conto che tu sei un campione e arriveranno le medaglie e arriveranno le gratificazioni. Ed è quello che costantemente faccio fare e insegno alle persone quando vengono a Io creo il mio destino. Quello che faccio non è nient'altro che tirar fuori quello che già dentro c'è. Spesso mi dicono: no, Nardo, ma tu sei un bravo motivatore. Questa è una di quelle più grandi menzogne che ci stanno. Nessuno ti può motivare dall'esterno. Nessuno. Nessuno. Perché? Perché la motivazione è il motivo all'azione e il motivo all'azione lo hai solo tu. Tu sai che cosa può motivarti a fare delle azioni. Non io. Io ho un altro motivo probabilmente. Quindi quando parli di motivatore o quando senti parlare di motivatori, sono minchiate, sono menzogne. È ignoranza che parla e che galoppa. Quando stiamo parlando adesso, per esempio, io e te, io non sto dandoti il mio motivo, io ti sto aiutando a cercare il tuo di motivo, perché la mia bravura da facilitatore è quella di farti vedere qual è il tuo motivo e aiutarti a fare azioni in maniera costante e il risultato sarà tuo. Questo è il ruolo delle persone come me, no motivare. Quindi l'obiettivo di questa diretta è: uno, non credere più a questa menzogna che per arrivare al tuo successo serve al talento. Cazzata, minchiata, più enorme che c'è. Due, non ti servono nemmeno persone dall'esterno che ti motivino a farlo. Ci possono essere tanti sabotatori che ti limitano nel farlo. E lo so, basta accendere la TV, basta leggere il giornale, a volte basta parlare anche in famiglia. Ci sono molti sabotatori, a volte basta parlare con se stessi quando non ci sentiamo all'altezza. E io servo a questo, a fare in modo che la mia voce sia più alta di quella voce che all'interno ti vuol far credere che non sei all'altezza. E questo è il grande lavoro che facciamo soprattutto nel percorso che inizia il 20, 21 e 22 novembre Io creo il mio destino, ma che dura per 90 giorni. E rispondo a tutti quelli che hanno fatto domande ieri. Stasera non ho tempo per rispiegare altre cose di Io creo il mio destino, ma ti metto il link dove ti puoi vedere tutto quello che vuoi. Ci sono le risposte e poi comunque puoi chiedere una consulenza a uno dei miei coach. Tra l'altro ne ho un po' qui che mi sono venuti un po' a trovare stasera a cena, ti faccio vedere. Ci stiamo per organizzare per la cena, quindi puoi lasciare il tuo nome e potrai venire contattato per fare tutte le domande del caso. Ma prenditi quello che è più importante. Tu hai bisogno di stare con persone che credono in te. Perché? Perché di sabotatori è pieno, perché noi stessi siamo sabotatori di noi stessi. E allora quelli che hai vicino, purtroppo a volte c'è la mamma, c'è il papà, c'è lo zio, che ci dice: ma tu non sei un imprenditore. Magari vuoi aprire un'azienda e dici: no, ma tu non sei un imprenditore. Fatelo scivolare addosso come quando l'hanno fatto con me. Poi cerca di stare, ecco, con uno dei miei coach, parla con lui, o ascolta me quando ti parlo in queste dirette, perché ognuno ha all'interno tutto il talento che serve per raggiungere ciò che desidera. Ma sempre le solite tre condizioni, e le due soprattutto principali. Devi avere il coraggio di accettare di essere all'altezza, perché a volte le persone hanno paura anche di essere felice. Due, devi accettare il prezzo da pagare, perché per ogni cosa bella che hai, una bella donna, un bell'uomo, una bella famiglia, delle belle macchine, una bella casa, un bel lavoro, fare anche il politico, fare anche il premier, qualsiasi cosa ha un prezzo da pagare, qualsiasi. E tanto più ti elevi e tanto più il prezzo è alto da pagare. Ma ovviamente è anche bello il rientro, il ritorno. Come passare dall'abitare in famiglia, no? Quando abiti con papà e mamma e devi andare a vivere da solo. È un trauma. Ti devi stirare le camicie, ti devi cucinare, ti devi pulire. C'è un prezzo da pagare? Di' la verità, è un prezzo enorme quando cazzo vai a vivere da solo, anche i soldi che escono. Ma se tu per esempio oggi avessi la possibilità di dire: ok, papà c'ha una casa più grande, ha preso una casa più grande, mi dà una stanza, ci torneresti indietro a casa di papà? Scrivilo nei commenti. Io penso proprio di no, perché è vero che la libertà ha un grande prezzo, la responsabilità, ma quando ti elevi, quando evolvi, non potrai mai regredire. E questo è pure quello che succede da un lavoratore a un imprenditore. Quando un lavoratore capisce come si fa a fare l'imprenditore, perché impara a farlo, ha accettato di essere una persona di talento, perché? Perché quell'impegno
ce lo metterà e se lo guadagnerà quel talento. Quando diventerà un imprenditore, non tornerà indietro mai più. Mai più. Ci possono essere, potrà attraversare delle difficoltà, ma non tornerà mai più indietro. Mai. È impossibile. È impossibile. Questo è quello che ti voglio dire. Tu, ascolta le mie parole. Tu hai tutto il talento che ti serve per raggiungere gli obiettivi che desideri. Ovviamente, dal desiderare all'avere c'è un passaggio importante. Quel prezzo da pagare, quello sforzo da fare volontario per diventare la persona che vuoi diventare. Perché prima deve crescere l'essere e poi crescerà l'avere. Questo è il motivo per cui quindi il percorso più grande che ho creato, quello di evoluzione personale, Io creo il mio destino, è un percorso che ha quattro livelli di lavoro: la parte spirituale, la parte psicologica, la parte emozionale e la parte materiale. Potevo fare un evento dove si parlava solo di denaro, di aziende, di imprenditoria. Perché non l'ho fatto? Lo faccio poi a altri step. Perché? Perché realmente se non cresci con l'essere, non puoi mantenere al tuo interno l'avere. Noi siamo come dei recipienti di energia, il denaro è energia, noi siamo come dei recipienti. Se non cresci come essere, come recipiente, quello che arriva andrà via. Puoi fare anche qualche soldo in più, ma poi ti scapperà via. Oppure ti saboterai ogni volta che stai lì per fare quella salita, per guadagnare quei soldi in più, per cambiare quella marcia e andare un po' più veloce, tac, arriva qualcosa che ti blocca. Mi è successo tante volte, ho dovuto fare questo lavoro con me stesso, cazzo. Più volte, non una volta. Ed è normale, ed è giusto. È normale, è giusto. È un passaggio di stato. Sono le strettoie, io chiamo le strettoie. E quando ci sono le strettoie devi spingere. Invece le persone di solito mollano. Quindi, se ci sono domande per questo, ti ho detto metti un link e puoi chiederlo. Ah, una cosa importante. Questa è la diretta numero 6 di 7. Domani sera c'è l'ultima. Da domani sera purtroppo non ci sarà il prezzo che ho riservato a quelli che ricercano la verità insieme a me e che si sono rotti i coglioni delle menzogne. Lo dico almeno per onestà, in questo caso professionale, ed è giusto. C'è un prezzo riservato, agevolato a chi mi segue, tutti gli altri che arrivano dopo, gli indecisi, quello pagano il prezzo pieno, anche perché oggi per noi è molto più difficile fare l'evento, sia per la sala, per un sacco di storie, ci costa molto di più. Quindi realmente chi arriverà da domani, dopo la mezzanotte di domani, realmente pagherà il prezzo molto più alto. Ok, chiaro, non è una scarsità per dire dai, sbrigati. Realmente io queste menzogne ti servono per fare il primo lavoro, la consapevolezza. Poi, se vuoi fare un passo ulteriore, cioè smettere di stare a guardare e passare all'azione, che è ciò che differenzia due persone, cioè tra quella di una persona che non arriva da nessuna parte, quelli che si piangono addosso come facevo io in passato e quelli che oggi stanno nell'abbondanza, sono due persone uguali, te l'ho detto, non c'è uno c'ha più talento, uno meno. Però qual è la differenza tra i due? Molto semplice, uno è passivo, non fa azioni, poco o nulla, o quelle che gli obbligano di fare, quindi andare a lavorare, a timbrare il cartellino la mattina, uscire la sera, come fanno tutti gli altri. L'altro invece fa azioni di più di quello che gli viene chiesto. Nel posto di lavoro lavora meglio, più attento degli altri, si legge magari un libro, oppure entra, insomma, nel gruppo Fortì, si ascolta gli audiolibri, o viene a vedere un percorso, o sta a vedere sta diretta e poi decide di incontrarmi dal vivo, e decide di fare una società, e decide di aprire un negozio, e decide di avere o di dare di più. Questo è ciò che differenzia una persona di non successo da una persona di successo. Non c'è talento di mezzo. Il talento è una grande menzogna, una grande presa per il culo, per far sì che molte persone non tentino nemmeno di conquistare se stesse e il mondo che lo circonda, che li circonda, e soprattutto per far sì che quelli che poi non lo fanno abbiano l'alibi di dire: ma io non parlo come Leonardo, non gioco a pallone come Cristiano Ronaldo, ah no, ma io non tiro bene come Tiger Woods. Tiger Woods, ecco, per esempio ti volevo dire una cosa anche su Tiger Woods, che è uno dei giocatori di golf più forti al mondo. Leggiti qualcosa anche su di lui, prendi tutti i campioni che vuoi e vatti a leggere la loro biografia, la loro storia, se l'hanno scritta, o quello che dicono di loro. Ti renderai conto che si sono sempre più allenati degli altri. Guarda quello che faceva Mozart, Beethoven. Suonavano tutto il giorno, ma chi cazzo è oggi che ha voglia di suonare tutto il giorno? Nessuno. Oggi la gente vuole la pappa pronta. Ma sta bene. Però se vuoi diventare il numero uno, devi farti il mazzo. Tiger Woods, ti stavo dicendo, non c'è una volta, almeno anche e soprattutto i suoi
i suoi rivali, che dicono ogni volta che arrivi anche un giorno prima o di notte fonda, a notte fonda, passi davanti al campo dove il giorno dopo devono giocare, Tiger Woods è lì che si allena e prova lo swing. Ma che cazzo glielo fa fare a quello che è già il numero uno del mondo? Ancora sta lì sul pezzo? Sì, perché se vuoi rimanere al top o vuoi arrivare al top, devi spingere, non serve il talento. Ovviamente stiamo parlando di persone non super talentuose, ma super ambiziose, che non gli basta vincere qualcosa, vogliono vincere tutto. Io non ti sto dicendo che devi vincere tutto, ti sto dicendo che tu potresti vincere tutto in qualcosa. Ma anche se non vuoi, non è necessario, perché hai obiettivi diversi, intanto sappi che tu puoi vincere. È tutto nelle tue mani, sei tu che puoi creare il tuo destino, è solo una scelta da fare. E le scelte importanti come queste vengono fatte in un attimo, come un'istantanea, come una fotografia. Ma poi saranno quelle fotografie che quando le riguardi con le persone che ami, ti rendi conto e dimostri anche all'altro che è stata dura, ma che alla fine ce l'hai fatta, è quello che ho fatto io, è quello che continuo a fare io, sennò stasera non sarei qui. Ho obiettivi ancora più ambiziosi. Prima ho aiutato me stesso, poi ho aiutato la mia famiglia, poi ho aiutato i miei collaboratori, poi ho aiutato un po' i miei clienti. Adesso sto aiutando tutta Italia, almeno quello che mi sento di fare. Il mio impegno è questo, è volto a questo. Perché sto sfondando queste menzogne e questa grande minchiata del talento? Perché è una stronzata, ragazzi. È una cazzata. Vorrei che qualcuno che mi sta seguendo adesso si mettesse sul pezzo e mi aggiornasse sui prossimi diretti, oppure quando se ci vedremo lì a Igor il mio destino, su quello che sta facendo e l'obiettivo che si è dato, per vedere e far vedere, per dimostrare all'Italia intera come si può trasformare una vita. Voglio creare una fabbrica di successi. Perché? Perché ogni candela che si accende illumina tutto il posto. Illuminerà altre persone prenderanno coraggio in se stesse e non ci saranno più solo delle giornali dove la gente piange, muore, il successo e chiude, vaffanculo. Ci saranno telegiornali del successo. Dobbiamo capire che c'è la salute, che non ci stanno solo i morti, ma ci stanno un sacco di bambini che nascono ogni giorno e c'è gente che ci crede e che ci crede ancora nella vita, nella serietà e nell'amore. Ed è questo che dobbiamo ricreare. Ci conto. Ti aspetto domani alle 22. Basta con queste menzogne.